Un Martina vivace e brioso impone il pareggio alla capolista Vigor Lamezia. E d'altronde il tecnico biancoverde Massimo Costantino ed il direttore sportivo biancoverde Maglia avevano avvertito in settimana della pericolosità della gara in terra pugliese. La squadra tarantina dell'ex biancoverde crotonese Petrilli, opaca tra l'altro la sua prestazione, ha messo in difficoltà la retroguardia calabrese in più occasioni. Costantino a Martina Franca ha confermato l'11 che ha superato il Cosenza al Dippolito. Mangiapane agisce dietro del Sante Zampaglione, tandem ben assortito. Prima chance per il Martina Franca al 20° con il colpo di testa di Ilari fuori di poco. Al 31° si ripete Ilari, ma non è ancora fortunato, in quanto il suo tiro a botta sicura è rimpallato al compagno Rocchi che si trova sulla traiettoria della palla. La capolista soffre la vivacità e la velocità dei padroni di casa, biancoverdi pericolosi soltanto al 35° con lo stacco di testa di Del Sante, abbondantemente fuori comunque. Vigor più coraggiosa dopo l'intervallo, ma è l'estremo difensore biancoverde Rosti che deve intervenire di pugno al 24° sulla conclusione di De Lucia. Il Lamezia risponde al 24° piazzato di Del Sante, palla che esce di poco. Alla mezz'ora i pugliesi restano in inferiorità numerica per il rosso sventolato Zammuto per doppia ammonizione. Nulla di fatto, alla fine in una gara combattuta e molto aperta, il Martina si è rivelato ottima formazione, il Lamezia si è dimostrata squadra granitica e solida. Si chiude per ora la striscia di successi consecutivi, ma il cielo è sereno per i colori biancoverdi, ci si gode il primato mantenuto anche se si è avvicinato il Melfi vittorioso a Chieti, ed un momento fantastico che speriamo duri a lungo.